riservato a loro, che stanno anche ho chiesto di, in maniera davvero rapida di incontrarci, insomma, non ho appena avuto conoscenza di quella che è la delibera della Corte dei Conti. A tutti voi che seguite attentamente le vicende del nostro paese, che nota quanta attenzione, diciamo, è stata posta intorno alla questione contabile del nostro ente. E possiamo tranquillamente, possiamo tranquillamente affermare che tutto questo ha contribuito anche a quello che sono le vicende di loro che hanno portato anche alla mozione di sfiducia, perché non dobbiamo nasconderci che dietro una operazione del, diciamo, nel genere, c'è un'operazione politica, ribadisco, senza una motivazione politica. Può sembrare un controsenso, ma non lo è. È una motivazione, come dire, è un'operazione politica, perché probabilmente non andava bene quello che stavamo facendo secondo alcuni, ed è quello di porre un'attenzione particolare alla contabilità del nostro ente. Sin da subito abbiamo, al nostro insediamento, voluto porre attenzione ad uno dei problemi del comune di Mola. Così ci siamo cimentati in quel tipo di operazioni, cercando di capire quali erano i conti che andavamo ad ereditare e soprattutto quali erano le operazioni da mettere in campo. E ci eravamo dati un obiettivo, che era quello di tentare di sanare i debiti del nostro ente. In tutta questa, diciamo, situazione abbiamo cercato appunto di dare alcune indicazioni, fino a giungere nel periodo ultimo ad alcuni rilievi che ci venivano mossi dalla Corte dei Conti. A questi rilievi della Corte dei Conti ho giustamente chiesto dei chiarimenti. C'è stata una risposta che è stata presentata da parte degli emissori dei conti e una da parte del sindaco, in maniera irrituale, qualcuno ha detto, no? Il sindaco si è dissociato da quanto scrivevano i revisori dei conti. Ma io ritengo che laddove c'è da porre innanzitutto l'interesse dei cittadini, di sollevare delle osservazioni che devono andare nell'esclusivo interesse dei cittadini, io divento irrituale. Nel senso che a quel punto ho presentato le mie osservazioni alla Corte dei Conti in merito al bilancio del 2014, al rendiconto 2014 e alla previsionale del 2015. Avete seguito le ultime vicende, l'ultimo Consiglio Comunale, che il Consiglio Comunale è arrivato a come? Addirittura si solleva questa questione, si inscrive, non si sottoscrive insieme al revisore dei conti, ma addirittura, insomma, come i revisori rispondono che va tutto bene, quella. Signori, io ritengo che c'è un'opera che è la Corte dei Conti, che laddove ci sono dei dubbi e i cittadini possono trovare un vantaggio, un interesse, o dobbiamo trovare il modo per tutelare sempre l'interesse dei cittadini, quindi ho fatto quello che da sindaco ritengo andava fatto. E poi questo coraggio, non so se è un coraggio, ho fatto semplicemente il mio dovere, quello di un sindaco. E così ho presentato una relazione alla Corte dei Conti in merito al rendiconto 2014 e al bilancio previsionale 2015. E il 26 aprile c'è stata un'udienza da parte della Corte dei Conti. Praticamente la Corte dei Conti ha voluto che meglio venissero specificate alcune situazioni, alcuni quesiti che erano già stati posti, alcune cose che avevamo dato. In quel contesto veniva invitato all'audizione il rappresentante dell'ente, quindi il commissario prefettizio in questo caso, insieme al responsabile di ragioneria. Là davano delle risposte, la Corte prendeva atto, registrava le risposte che venivano date e si chiudeva
capo di consiglio e si è appunto riservata di dare il suo parere. Un parere che arriva ad oggi. E perché diventa importante il voto di oggi? Perché è importante, per quanto mi riguarda, ci riguarda, continuare nel solco della trasparenza, quello che ha sempre caratterizzato il nostro agire da amministratori. Perché qualcuno confonde la non trasparenza col fatto che non comunicavamo molto, no? Quello è un inganno voler far trasmettere questo messaggio. Sono due cose ben distinte. La non comunicazione, lo ripeto, è un errore che abbiamo commesso sicuramente, ma era dovuto all'impegno costante, quotidiano, che da mattina a sera ci veniva legato nel palazzo comunale, sempre e soltanto a lavorare per gli interessi della comunità. La trasparenza è stata sempre un progetto che abbiamo sempre portato avanti e anche quest'oggi siamo qua, ho chiesto di incontrarvi per amore di chiarezza e trasparenza. Perché? Perché solo oggi arriva una risposta, diciamo così, tecnicamente è una delibera della Corte dei Conti, che appunto la delibera della Corte dei Conti in merito a quelle che sono le vicende che poste alla loro attenzione, riceve 24 2014 e bilancio di previsione 2015. E io ho chiesto di interfacciarmi con la stampa, perché maggiore è, come dire, è la chiarezza che si può fare ai cittadini, tanto più ci sentiamo davvero gratificati in questo percorso, in questo agire. Il ruolo che svolgete e che svolge la stampa è davvero un ruolo fondamentale e io ne sono grato per le informazioni che date ai nostri progetti, soprattutto quando sono parte. Perché molto spesso qualcuno può essere indotto in tentazione e quindi magari si lascia anche guidare più dalla vis politica che non da altro, ecco, no? Per cui prima che vengano fuori notizie distorte, io ripeto, in questo momento, con questa delibera, è la prima volta che la Corte dei Conti, in merito a questa questione si esprime. Tutto ciò che avete sentito in precedenza, di fatto, non corrisponde a nessun atto ufficiale. Bene. Che cosa è accaduto? Dicevo prima, sono state fatte due relazioni di fatto distinte, quella del Ministro dei Conti e la mia, che giungeva all'attenzione della Corte dei Conti. Bene, da questa delibera emerge chiaramente che la Corte dei Conti non ha sottovalutato quelle che erano le osservazioni sollevate dalla loro sindaco, Giancarlo Di Ottignano, anzi le ha prese seriamente in considerazione. E ha messo in evidenza davvero alcune criticità. Mette in evidenza anche che nel 2015 abbiamo tardato a fare un provvedimento, ma lo giustifica nel contempo, col fatto che si arrivava in 6 luglio a costituirci il Consiglio Comunale e il 25 luglio poi con l'altro Consiglio Comunale, per cui i tempi erano di fatto stretti. Ma ci sono, diciamo, richiami molto molto più seri dove la stessa Corte mette in evidenza che quel tipo di operazione hanno una incidenza negativa anche sui bilanci futuri, mettendo a rischio quella che è la stabilità finanziaria dell'ente. Per questo oggi con questa delibera si fa chiarezza di cosa? Del fatto che l'amministrazione di Ottignano non viveva ricorrendo fantasmi, ma aveva intuito che c'era qualcosa e che andava a di fatto approfondito. L'organo preposto a questo è la Corte dei Conti, non nascondo che ci sono state anche altre segnalazioni da parte mia sollevate alla Corte dei Conti e che sono sicuramente all'attenzione della stessa Corte dei Conti. Il tutto per amor di chiarezza, perché si ristabilisca il perfetto, il giusto, il buon percorso per l'ente e per l'amministrazione finanziaria del nostro paese.
Per cui quest'oggi sono davvero soddisfatto perché facciamo appunto chiarezza, ma soprattutto spero che si possa riprendere un percorso nel solco della trasparenza, della correttezza, della realtà e soprattutto della eticità. Quei stessi principi che ci hanno portato ad assumere l'impegno e la guida di questo, del nostro paese, e che per volontà di alcuni consiglieri questo percorso è stato fermato. Io mi fermo qua, mi riservo poi di entrare nella chiusura, ma nel merito di quello che è il dettaglio tecnico della Corte dei Conti, lascio a Francesca che insieme con me ha vissuto questi momenti dove eravamo incompresi, va? E forse è di buono, incompresi, no? A qualcuno sembravamo degli incompetenti, sembravamo degli improvvisati, altre definizioni poco ortodosse sia del Consiglio Comunale sia degli amministratori, no? Come terminologia, ma che di fatto sono state pronunciate. Non eravamo poi così sprovveduti, se di fatto siamo riusciti ad cogliere nel segno, e tant'è che la Corte dei Conti ci dice ok, c'è questo appunto, però mi raccomando, adesso cerchiamo di seguire la strada più giusta. E qualcuno dice è un riscatto? No, non è un riscatto perché non cerchiamo vendette né personale o quant'altro. Ripeto, cerchiamo e continuiamo a fare come abbiamo sempre creduto, sin dal nostro insegnamento, di fare del nostro impegno un servizio per la comunità. E con questo spirito che siamo entrati, con questo spirito siamo usciti e continuiamo a portare avanti il nostro impegno. Perché la politica si può fare sia dai banchi dell'amministrazione ma anche dall'esterno. L'importante è avere a cuore il proprio il paese. Quali sono questi punti, Francesca? Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Abbiamo convocato questa conferenza stampa in tutta fretta perché ieri stanotte abbiamo visto che all'arco del comune era stata pubblicata la delibera, quindi abbiamo avuto bisogno di capire di che cosa si trattasse. Già Grazio stamattina ha convocato, lui avremmo voluto preparare la relazione con qualcosa, non ci siamo riusciti soltanto a convocare il materiale che avevamo. Abbiamo ritenuto di consegnarvi sia la relazione fatta da Gian Grazio, perché su qualche organo di informazione era uscita soltanto quella di Revisoni, ed era fondamentale consegnare alla stampa anche quella rilasciata da Gian Grazio per rivedere le discrepanze. È ormai noto a tutti che prima delle dimissioni di Gian Grazio aveva presentato alla Corte dei Conti una segnalazione su delle irregolarità che erano state riscontrate. Di questa segnalazione una parte è stata subito recepita dalla Corte dei Conti, che è quella che riguarda il debito calvario, e sulla quale insieme ad altri aspetti più tecnici ha chiesto all'allora sindaco di relazionare. E proprio per questo il sindaco ha fatto una relazione diversa da quella dei revisori, perché riteneva opportuno soffermarsi sul debito calvario in quanto esplicitamente richiesto dalla Corte dei Conti. Le tappe sono queste: il 3 gennaio la Corte dei Conti chiede chiarimenti in merito al consuntivo e al bilancio di previsione del 2015, il 1 marzo il sindaco invia la propria relazione e il 26 aprile la Corte dei Conti, dopo aver chiesto, si legge dal deliberato, altri approfondimenti al commissario che ormai sostituiva il sindaco con qualità di legale rappresentante dell'ente, ha convocato un'udienza pubblica. Non dobbiamo nascondere che noi a questa udienza pubblica ci siamo stati.
La Corte ha chiesto conferma di determinati punti al commissario che ha delegato la responsabile del servizio finanziario di relazionare e tra questi chiedeva la conferma dello stanziamento delle somme del debito calvario non nel 2014, come risulta dalla delibera tuttora in vigore, ma con le variazioni fatte dal commissario ad acta. Le altre criticità, mi soffermo velocemente, riguardano i flussi di cassa, l'assenza di accertamento e di riscossione dei tributi, e questa è una battaglia che noi abbiamo fatto anche stando in maggioranza perché era fondamentale ed è tuttora fondamentale lavorare sul recupero delle somme non versate. La scarsa movimentazione dei residui attivi costituiti negli anni precedenti al 2010, che non sono stati fatti nel 2014, lo squilibrio che risultava dei titoli di spesa nel 2014 e il riconoscimento nel 2014 di un debito fuori bilancio senza copertura finanziaria. Come il sindaco, come Giangrazio ha detto prima, la Corte ha eccepito che non sono stati rispettati 45 giorni per il riconoscimento dal Consiglio Comunale dell'accertamento straordinario dei residui. È vero, il Consiglio Comunale non l'ha riconosciuto nei 45 giorni, come la stessa Corte dei Conti prende atto perché il termine scadeva il 6 luglio, che è stato coinciso con la data di insediamento del Consiglio Comunale, ma anche per un altro aspetto che sicuramente non abbiamo dimenticato. Noi abbiamo chiesto, quando ci siamo insediati, che quella delibera fatta dall'allora giunta sull'accertamento dei residui fosse rivista. Fosse rivista perché noi avevamo riscontrato che c'erano dei residui impropriamente eliminati. Abbiamo chiesto la documentazione degli uffici e abbiamo riscontrato che l'ufficio competente non aveva chiesto di eliminare i residui che riguardavano finanziamenti importanti, quali il contributo regionale della condotta sottomarina per 800.000 euro, il contributo per i lavori di ristrutturazione dei centri sociali di quasi 500.000 euro. Poi erano stati eliminati altri residui, oltre 2 milioni per la tassa rifiuti, i proventi degli oneri di urbanizzazione. Noi avevamo chiesto di rivedere quella delibera di giunta. Questo perché c'è stato risposto che non era possibile. Noi non ci siamo fermati a questa risposta, siamo andati alla Corte dei Conti, abbiamo parlato col magistrato che all'epoca era il magistrato che seguiva il comune di Mola. Abbiamo riscontrato che altri comuni avevano fatto la delibera di modifica e di integrazione, ferma restando la data della precedente delibera, veniva soltanto modificata e integrata. Tanto che nel primo Consiglio Comunale noi abbiamo anche ritirato quella proposta di delibera dell'approvazione del Consiglio Comunale. Quando ci siamo ritrovati di fronte all'impossibilità di avere la delibera modificata, siamo stati costretti ad approvarla in quelle condizioni. E noi stessi, nonostante l'abbiamo approvata come Consiglio Comunale, l'abbiamo anche segnalata alla Corte dei Conti, trasmettendo tutti gli atti e come abbiamo appreso anche nella seduta pubblica, anche la commissaria ha trasmesso gli stessissimi atti dove noi chiedevamo la modifica della delibera. Non a caso dalla trascrizione del Consiglio Comunale di approvazione di quella delibera si evince anche che il responsabile ha ammesso che ci stava un errore. Quindi sino a questo momento eravamo certi di non aver rincorso nessun fantasma, per così dire. Poi la Corte dei Conti si sofferma molto sull'approvazione del debito fuori bilancio, del debito fuori bilancio più corposo che ha dovuto sino ad oggi riconoscere il nostro comune, che era un debito di oltre 918 mila euro. Io ricordo che all'epoca io, con altri consiglieri comunali che sono stati nel precedente Consiglio Comunale, eravamo dei banchi dell'opposizione
E ci siamo, abbiamo evidenziato sin da allora l'illegittimità del finanziamento di quel debito, perché non si potevano utilizzare le allenazioni perché non lo prevede la legge, ma non solo, erano risorse che l'ente non aveva neanche, perché quelle risorse delle allenazioni non esistevano in quanto non era stato fatto neanche il bando, e poi perché veniva finanziato con oneri di urbanizzazioni, che non erano altro oneri a destinazione vincolata, quali la maggior parte, quelli della lotizzazione 5-3 che erano stati versati quell'anno, venivano utilizzati per finanziare questo debito. Nonostante noi abbiamo sollevato questa problematica, l'allora amministrazione ha voluto approvare a colpo di maggioranza il debito fuori bilancio. Perché dico questo? Perché questo è quello che viene eccepito dalla Corte dei Conti. Nel deliberato la Corte dei Conti evidenzia il mancato integrale finanziamento del debito in violazione del disposto degli articoli 193 e 194 del testo unico, articoli che prescrivono le modalità di finanziamento e di pagamento dei debiti. Le somme devono essere certe, liquide ed esigibili nel momento in cui il Consiglio Comunale riconosce il debito. Un debito fuori bilancio non si può assolutamente pagare con un pagherò, che è quello che è stato fatto in quella sede. E un altro passaggio importante che riprende la Corte dei Conti e che riguarda il debito, infatti ricordiamo la domanda che è stata fatta sul debito Calvario, è stato semplicemente chiesto dalla dottoressa Petrucci, che è il magistrato che segue il comune di Mola, è stato chiesto alla nostra responsabile se confermava che i soldi per il finanziamento del debito erano stati recuperati con la delibera del commissario Catanta, alla quale c'è stata una secca risposta sì. E la Corte dei Conti ci sta tanto da scrivere. Questa sezione, pur prendendo atto delle operazioni autocorrettive predisposte dall'ente, anche per effetto delle deliberazioni del commissario ad acta, e che hanno determinato l'integrale copertura del debito fuori bilancio di 918.884,53 riconosciuta dall'ente con deliberazione consiliare numero 59 del 2014, deve evidenziare che il finanziamento del debito fuori bilancio avrebbe dovuto trovare adeguata copertura sin dall'atto del riconoscimento e che l'assenza di tale copertura integra per l'esercizio 2014 la sussistenza di una grave irregolarità contabile. Si rammenta infatti che l'ordinamento non consente il rinvio della copertura del debito fuori bilancio. E continua. Questo è un passaggio fondamentale. Perché dico che questo è un passaggio fondamentale? Perché proprio a seguito del non riconoscimento del debito fuori bilancio che l'amministrazione di Rutigliano ha dovuto affrontare anche l'applicazione del 153. Si era dichiarata la fase di predissesto per il nostro comune perché, come scritto nella nota di applicazione del 153, non era stato pagato il debito. Io direi troppo comodo dire non era stato pagato, perché se si riteneva che la delibera del Consiglio Comunale del 2014 fosse valida, come ad oggi non è stata ancora revocata, quindi ad oggi quella delibera ha ancora efficacia, perché non è stata ancora revocata, non è stata ancora predisposta una delibera del Consiglio Comunale di revoca o di modifica, meglio di modifica perché per una parte ha avuto effetto, di modifica di quella delibera di Consiglio Comunale, e quindi non si poteva giustamente dichiarare che non c'era copertura finanziaria, ma è stato dichiarato per cercare di girare lo Stato che il debito non si poteva pagare. Se i soldi fossero stati correttamente imputati e il debito correttamente finanziato, quel debito si poteva pagare. E questa cosa viene anche evidenziata dalla Corte dei Conti quando riprende che il responsabile del servizio finanziario con nota numero si avvale dell'applicazione del 153 e ribadisce che in ogni caso, sempre continuando sulla parte del debito, la segnalazione andava fatta entro 7 giorni, quindi entro 7
giorni dal 2014 doveva essere fatta l'applicazione del 153. Io potrei anche dire in maniera strumentale, dovevamo assicurare una campagna elettorale tranquilla a qualcuno, dovevamo lasciare che poi fossero gli altri a coprire tutti i debiti. È stato anche detto in consiglio comunale che abbiamo trovato tanti debiti sotto al tappeto, e questo è verissimo, io ho detto che questo era il debito più grosso, ma noi abbiamo riconosciuto milioni di euro di debiti che erano stati segnalati nel 2013, nel 2014, all'inizio del 2015, e che non erano stati assolutamente inseriti in bilancio. Non si era neanche pensato come riuscire a finanziare questi debiti. E noi l'abbiamo fatto. Abbiamo pensato, ci siamo preoccupati nel rispetto della legalità, delle regole di correttezza, di trasparenza, abbiamo sacrificato la spesa corrente, abbiamo chiesto tantissimi sacrifici ai cittadini per riuscire a risanare il nostro ente. E proprio per questo la Corte dei Conti richiama anche una parte del verbale del Collegio dei Revisori. Nel momento in cui c'è stata l'applicazione dell'articolo 153, dopo due mesi dall'approvazione degli equilibri di bilancio, questa cosa è stata anche ribadita in seduta pubblica dalla Corte dei Conti, l'anomalia che dopo due mesi dall'approvazione del bilancio viene comunicato che non ci sono più gli equilibri di bilancio. L'approvazione del bilancio è stata a fine luglio, agosto è un mese di ferie per tutti, settembre, il 4 ottobre noi abbiamo avuto l'applicazione del 153 e il verbale di revisione del 6 ottobre, che è stato ripreso dalla Corte dei Conti, rileva la negligenza degli uffici appalesata in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, perché i responsabili dei servizi dell'ente non avevano evidenziato l'esistenza di eventuali ulteriori squilibri nella gestione dei residui attivi e passivi. Questa parte della relazione dei revisori la trovate anche nella relazione, nella delibera della Corte dei Conti, perché la riprende integralmente. Un altro punto è questo: la Corte dei Conti, quando potrete confrontare la relazione fatta da Giangrazio e la delibera della Corte dei Conti, la Corte dei Conti non solo prende atto, ma condivide pienamente tutti i chiarimenti che sono stati dati dal sindaco. Infatti, nella lettura riscontrerete che è sempre ribadito che il sindaco ha dichiarato, e poi nel deliberato viene riportato integralmente quello che il sindaco aveva dichiarato. Tutto questo, Giancarlo ha detto, non è forse una grande soddisfazione, però è un punto fermo. Noi dopo la mozione di sfiducia siamo rimasti in silenzio, non abbiamo, il sindaco sì ha fatto una conferenza dove comunque ha voluto dire alla cittadinanza che cosa era successo. Abbiamo però voluto aspettare, perché molto spesso si rincorrono i chiacchiericci che hanno animato sicuramente questi 20 mesi. Chiacchiericcio in questo periodo era che la Corte dei Conti si era espressa tutto a posto, è falso. La Corte dei Conti al termine dell'udienza, dopo che ha relazionato il responsabile, ha soltanto detto grazie. La cosa che a noi è sembrata molto strana è stata che, a differenza dei comuni che ci sono stati ascoltati prima di noi e dopo di noi, si sono chiusi e da fuori si sentiva discutere con toni molto alti. Sicuramente la situazione che loro hanno dovuto affrontare non è stata semplice. Non succede tutti i giorni che un sindaco sia disposto a rilevare le irregolarità che trova, e sicuramente queste voler votare le dimissioni del sindaco servivano forse a fermarlo. Una cosa che noi abbiamo voluto fare è stata la tutela dei cittadini. Non è giusto, non è corretto che i cittadini pagano le tasse, versano i soldi al comune, contribuiscono alla gestione del comune, e questi soldi devono essere mal amministrati.
Con questa sentenza io penso che noi possiamo fermamente dimostrare che il nostro ente è stato amministrato da persone corrette, da persone che hanno voluto tutelare i cittadini, da persone competenti e da persone capaci. E se mi permettete, tutte le accuse che ci sono arrivate in questo periodo, con questa sentenza le rimandiamo tutte all'utente. Grazie. Grazie Francesca per questa. Sicuramente, come dire, questo è il... L'altro obiettivo che abbiamo è portare a conoscenza della cittadinanza questa cosa. Abbiamo voluto prima convocare la conferenza stampa per dare la notizia ai giornali, ma per la prossima settimana faremo una conferenza cittadina dove proietteremo anche gli atti, avremo anche la possibilità di darvi copia degli atti. In pochissime ore, veramente pochissime ore, perché stamattina siamo andati pure al lavoro, non riuscivamo a fare di più. Adesso è sicuramente più chiara la situazione, insomma, che abbiamo incontrato, che abbiamo dovuto affrontare. Sicuramente anche lottare, ecco, contro chi ci diceva che eravamo in errore, ha raddoppiato le nostre fatiche, ma oggi ne cominciamo a raccogliere i frutti. È chiaro oggi che quel 153 non andava applicato, come ci dice la Corte, tranquillamente, ma purtroppo eravamo davvero in pochi, ecco, a sostenere questa battaglia. È stata una gran fatica, sindaco, con alcuni consiglieri, ecco, insieme all'assessore Francesca Mora, allora assessore, davvero sembrava di lottare contro i mulini a vento, sembrava che ce lo avevamo a tutti i costi, come dire, ci volevamo illudere che il nostro ente, ecco, poteva stare bene e non applicare il 153. Purtroppo devo dire che abbiamo faticato, ma dobbiamo essere orgogliosi di aver evitato l'applicazione del 153 e il dissesto. Oggi la Corte ce l'ha conto. Siamo orgogliosi perché i cittadini devono sapere che l'applicazione del 153 non serve a dire bravi noi, ciucci loro o viceversa, insomma, no? Chi voleva a tutti i costi il 153. L'applicazione del 153, l'applicazione del dissesto per l'ente comunale significa aumento delle tasse per i cittadini e riduzione dei servizi. Noi abbiamo evitato che i cittadini si aumentassero le tasse, c'era qualcuno che diceva continuamente che bisognava applicare, bisognava andare in quella direzione, purtroppo. Ed è questo che abbiamo evitato. Non è stata una competizione personale, è stata una difesa dei cittadini. Questo ci ha portato ad essere capatosta, ad essere caparbi, fino al punto di sembrare dei poveri illusi, dei poveri cretini. Siamo stati accusati di essere incapaci e incompetenti. E oggi siamo orgogliosi di dire che quelli incapaci e incompetenti hanno evitato che si applicassero delle condizioni dannose per i cittadini. E consentitemi, se quello che abbiamo fatto significa essere incapaci, mentre chi ha combinato i danni era capace e competente, io continuo e voglio essere incapace e incompetente, se questo porta buoni frutti. Voglio stare dalla parte dei cittadini e non dalla parte di chi magari vuole gestire le leve del potere o delle amicizie. È troppo comodo. È scomodo metterti da parte dei cittadini. Siamo scomodi, siamo stati scomodi, ma siamo orgogliosi perché abbiamo raggiunto un risultato importante. La Corte dei Conti oggi ce ne dà ragione. Ragione per i cittadini, ripeto. Ecco perché prima dicevo, non c'è forse tanto da essere contenti, ma era in un modo non retorico. Sì, no, mi chiedo a questo punto, poi concludo, poi lascio lo spazio alle domande. Ecco, se tutto questo non fosse accaduto, questo accanimento nei confronti di questo sindaco, è un accanimento trasversale, così come lui si è palesato, si è manifestato, e se tutto questo non fosse accaduto, ecco, forse l'amministrazione di Ottiliano starebbe ancora ad amministrare, e forse avremmo scoperto da oggi in poi che
questa amministrazione stava lavorando nel solco giusto, quello buono. E quindi forse il nostro paese non avrebbe perso questa opportunità, perché la ritenevo un'opportunità. Io da cittadino avrei fatto il tipo che l'avevo sindaco come il sindaco Gian Grazia di Rodigliano e un assessore a bilancio come la cercavo. Cosa possiamo fare? Se ci sono. La Corte dei Conti è stata chiarissima su questa cosa, su questa vicenda. Se la domanda è semplicemente questa, se fosse rimasti cos'altro sarebbe messo? Francesca, noi abbiamo segnalato tutto quello che abbiamo, ma cos'altro? Tutto ciò che è emerso in consiglio comunale, nel dibattito dei consigli, perché molte volte in consiglio comunale sono emersi dei fatti importanti. Sembravano però che dovessero finire l'attenzione della Corte. Altre segnalazioni fatte, che cosa fanno, che cosa possiamo aspettarci adesso? Ora vediamo la Corte dei Conti cosa dirà in merito a quelle segnalazioni. Le segnalazioni fatte riguardano un finanziamento per Cala Fortecchia, che il cui finanziamento è stato utilizzato per la spesa corrente, questo non era assolutamente possibile. La stessa cosa per gli oneri della CD3, la maglia di utilizzazione verso Bari. Anche là è nato un dibattito dentro il Consiglio Comunale, sono emerse delle... quindi cosa fa? Lì sono gli oneri che sono... gli oneri di urbanizzazione, utilizzati come spesa corrente. Come spesa corrente. Gli stessi per i quali chiediamo la restituzione. Esattamente, perché si chiedeva la restituzione. È nato un dibattito in consiglio comunale, sì. È emersa una contraddizione, insomma, in questo senso, quindi il sindaco, un buon sindaco che fa, visto che non c'è una soluzione, fa la segnalazione alla Corte dei Conti, che non hanno deputato 400 mila euro. Sì, questa spesa corrente, quel bacino 3 quanti era? 700 euro, quasi 800. Questo è il 200. Non avete fatto altra segnalazione. Ma queste sono le più importanti, quelle che insomma meritano sicuramente molta attenzione. No, più che l'aspetto tecnico, anche per la Corte dei Conti vale il riservo che tutti devono avere, non è che lo mettiamo nei guai con queste domande. No, se la fa è andata in consiglio comunale. No, l'abbiamo fatta neanche in maniera riservata, se ritenete non è riuscito, non ne pagato, però ne avete già parlato in consiglio. Sì, ne abbiamo parlato in consiglio anche per la... No, la domanda invece è politica, a questo punto il progetto deve continuare. Se la Corte dei Conti gli ha dato ragione, l'impostazione politica della coalizione di Rutigiano Progetto Nuovo, quindi stava andando in una certa direzione, oggi ha di nuovo riconoscimento, tra virgolette, anche di natura politica. Quindi che fate? Interrompete il percorso o proseguite partendo da questo punto fermo, come diceva Francesca Moroni? È un punto fermo importante, è un percorso che, devo dire, molti concittadini ci chiedono di continuare, di portare avanti in questa direzione. Sicuramente però non possiamo continuare per avanti esattamente come ci siamo costituiti nella precedente amministrazione. Bisogna dare un cambio di rotta. Molta attenzione da sindaco, e così chi ha voluto strettamente collaborare con me, poneva a dei alcuni argomenti, soprattutto quello dell'etica, della legalità, del rispetto delle regole. Aveva detto che qualcuno cercava di fare un fascio e cercare di divertire le parti, no? Per cui se questo progetto deve andare avanti, sono i cittadini che ce lo stanno chiedendo, vedremo se continueranno a chiedercelo, ma credo di sì, visto ancora, come dire, la stima che quotidianamente ci giunge, ma deve essere improntata nel solco e nel rispetto di alcune regole ben precise. No, lasciare il cappello di quello, regole dell'etica, della carte non va a parlare di nessuno. A noi confidiamo prima di tutto che ora la segretaria e la commissaria diano seguito a questa delibera, perché come avrete il modo di leggere nell'ultimo
prima parte riscontra delle gravi irregolarità. Quindi noi abbiamo comunque anche relazionato alla segretaria, abbiamo relazionato alla prefettura prima che arrivasse il commissario, che non a caso era la stessa responsabile degli enti locali con i quali noi ci siamo interfacciati, le difficoltà che noi comunque stavamo avendo, perché molto spesso tutti i problemi passavano per un problema politico, ma se ad oggi il nostro comune, nonostante ci sia un commissario, non è riuscito ancora ad approvare il bilancio di previsione, abbiamo da poco approvato il consuntivo sul quale stiamo studiando per poi confrontarci, aspettiamo che viene approvato con i poteri del Consiglio, perché è stato ancora approvato con i poteri della Giunta, non ci sta ancora la relazione dei revisori, quindi aspettiamo la relazione dei revisori per poi anche confrontarci su quello, perché è comunque un bilancio che riguarda per intero la nostra gestione, quindi sarà opportuno che anche su quello noi facciamo successivamente un incontro. Va bene, se non ci sono domande, ma che domanda questa sentenza? Sì. Fate domande loro. No, visto la faccia. Siamo in fare, ma non siamo in fare. Io sì, perché ho sempre scritto la mia faccia di due persone, ma non mi si scrive. No, mi si scrive. Da un debito Lombardi, l'acqua fa un altro motivo per il quale è stato applicato il 153, perché domani mattina chiunque può scrivere una lettera al comune, chiedere dei soldi e viene dichiarata la fase di precedenza. No, ma è stato un acquisto, poi diciamo che in casa è evidenziato tutto, una serie di tutte le cose. Incongruenze intorno a questo. Siamo era un corpo di spugna trasversale non solo dalla parte politica, per far sì che non continuassimo a controllare. Ma il controllo, ripeto, è stato fatto nel solo interesse dei cittadini. Quindi voi che conoscete bene le carte dovete capire a seguire le lettere che avevo in genere. Va bene, certo. Grazie.